Con l'arrivo della Gamescom 2024 abbiamo ricevuto svariate novità delle quali parlare. E come potevo non parlarvi oggi del nuovo trailer rilasciato da Bandai Namco e Supermassive Games per Little Nightmares 3. Un nuovo breve trailer che però ci dà un ricco menu di dettagli da snocciolare e analizzare. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su Bad Smoke Games. Oggi vi invito ancora una volta ad attraversare insieme a me la soglia del nulla per scoprire quello che si cela nella spirale, un luogo macabro e ostile, in cui i nostri due nuovi protagonisti tentano di sopravvivere grazie alle loro abilità e alla loro collaborazione. Venite insieme a me, scopriamo cosa si nasconde in questo mondo che non lascia spazio a errori e non mostra nessuna pietà nemmeno di fronte a dei bambini. Se adesso siete pronti, spegnete le luci, mettetevi comodi e godetevi l'analisi del nuovo trailer di Little Nightmares 3. Il primo dettaglio dal quale mi sento di partire è proprio il nome del trailer. Infatti, questo breve video di presentazione del nuovo capitolo ambientato nel nulla si chiama Trailer dell'amicizia. Un dettaglio questo che ci indica che il punto focale di questo titolo sarà proprio l'amicizia, un argomento già trattato da Little Nightmares 2 in passato, ma fatto sbiadire con il tradimento da parte di Six nei confronti del povero Mono. Potrà forse significare che questa volta le cose andranno diversamente? E che i due piccoli protagonisti hanno finalmente trovato qualcuno in quel mondo avverso di cui potersi davvero fidare e al quale potersi davvero affidare nell'avversità? Questo ce lo dirà solo il tempo. Per ora, però, possiamo affidarci a questo dettaglio che ci fa ben sperare per quanto riguarda la direzione che prenderà la relazione dei due piccoli eroi. Passando alle immagini che ci vengono mostrate durante il trailer, possiamo notare, nella prima scena, i due ragazzi entrare in uno specchio sorretto da una statua molto alta e snella, di forma umanoide, sulla quale si posa un curioso corvo. Sappiamo già dallo scorso trailer che i corvi e le loro piume giocheranno un ruolo, almeno nella necropoli, una delle ambientazioni del titolo, abbastanza importante. Infatti, spesso possiamo vedere corvi aggirarsi vicino ai due protagonisti. E sappiamo che i due utilizzano le piume dei corvi per creare degli ombrelli che vengono usati a mo' di paracadute per planare oltre gli ostacoli. Prima di proseguire inoltre, ci tengo a darvi questa piccola nozione. Infatti, il corvo nella mitologia di molti popoli ha sempre avuto delle connotazioni ricorrenti. Infatti, per molti, i corvi hanno sempre simboleggiato il passaggio dall'ignoranza alla conoscenza, o comunque sono sempre stati accostati all'ingegno acuto e alla cautela. Cose che si addicono molto a Lo ed Alon, che come ben sappiamo dovranno spremere le meningi per superare i vari ostacoli posti sul loro cammino attraverso il nulla. Proseguendo nel video, possiamo vedere come una volta usciti dallo specchio, questo vada in frantumi, impedendo ai due il ritorno sui loro passi. Ho notato un particolare interessante. Lo specchio da loro usato, infatti, va in frantumi solo dopo il passaggio di Alon. Sembrerebbe, infatti, come se fosse solamente Lo ad essere in possesso della capacità di attraversare gli specchi e di poterlo fare senza infrangerli. Ma quando Alon ne esce, il portale finisce in pezzi. Ma prima di proseguire, ho un altro dettaglio che forse potrebbe interessarvi. Infatti, sempre parlando di mitologie e leggende, gli specchi e i corvi hanno una cosa in comune. Perché dovete sapere che i corvi non hanno come unico significato l'arguzia e l'intelletto, ma anche quello del passaggio dalla vita alla morte. Ma non è tutto. Infatti gli specchi sono sempre stati considerati nelle leggende e nel folklore come dei portali che consentono ai morti di raggiungere il mondo dei vivi. Questa è solo una acerba teoria, ma non pensate che questi corvi e questi passaggi tra gli specchi possano simboleggiare che i due piccoli protagonisti stiano affrontando una specie di viaggio in un limbo tra la vita e la morte? Lascio a voi questa idea da formulare, ma sono curioso di cosa scriverete nei commenti. E se non l'avete già vista, ho già formulato una teoria per quanto riguarda Lo e gli specchi, che troverete qui sul mio canale. Ma proseguiamo. Vediamo in questa parte del trailer i due bambini guardarsi intorno spaesati, come se non avessero idea del luogo in cui sono finiti. Questo mi fa pensare che Lo non sappia sempre dove il prossimo portale potrebbe condurlo, o non abbia comunque il pieno controllo su questo potere.
Andando avanti, vediamo come i due ragazzi, come precedentemente accennato, utilizzino gli ombrelli di piume di corvo per superare un fosso e così raggiungere una fornace in cui possiamo vedere Alone gettare qualcosa di non identificato nel fuoco, che potrebbe essere carbone. Non so voi, ma dopo aver giocato i primi due titoli, posso dire con certezza che in Little Nightmares c'è una certa ossessione con le fornaci e con il bruciare oggetti, carburante e persone. In questo passaggio vediamo per la prima volta un nomino in vita. Anche qui un collegamento mi sorge alla mente. Infatti, tutti quelli che hanno giocato al DLC I Segreti di Lefauci possono ricordare il ruolo dei nomini, quando si è trattato di attivare fornaci, ma anche di cosa una di queste fornaci volesse dire per loro. Un luogo sicuro, dove ricordarsi di chi fossero un tempo, mentre si scaldano al tepore della fiamma confortante. Il che comporta un altro collegamento. Infatti, fino a che non ci verrà provato il contrario, abbiamo potuto vedere solamente la signora trasformare i piccoli malcapitati in nomini. Ora, questo non vuol dire che nessun altro sia in grado di farlo, ma per il momento abbiamo la prova solo per quanto riguarda la signora. Il che mi fa pensare che ci sia un collegamento molto diretto tra la spirale, ovvero il luogo in cui si trovano a sopravvivere Lo ed Alone, e le Fauci. Un breve puzzle viene mostrato in questo stralcio di video, dove possiamo vedere i due utilizzare una piattaforma rotante per saltare e procedere sulla loro via, fino ad arrivare all'incontro con uno dei nemici che probabilmente più vedremo nella necropoli, ovvero uno scarabeo gigante, che verrà debellato grazie all'unione delle abilità e armi dei due giovani sopravvissuti. Giungiamo dunque ad una nuova ambientazione, che sembrerebbe far parte della fabbrica che è già stata brevemente mostrata nel precedente trailer, dove i due utilizzano una leva per poter attivare un ponte indispensabile al proseguimento del loro viaggio. Proseguendo, si arriva a quella che forse è la mia ambientazione preferita. Possiamo vedere infatti i due ragazzi giungere in un circo e attivare delle luci. Un'ombra si può vedere trasparire indaffarata in chissà quale attività all'interno di una tenda da circo. Possiamo vedere l'entità afferrare qualcosa dalla superficie di un tavolo posto di fronte a lui. Quello che posso dire con certezza è che non sembra essere uno degli avventori del circo che abbiamo scorto nel primo trailer di lancio di Little Nightmares 3, che somigliano infatti di più agli ospiti di Le Fauci, mentre questo sembra avere una corporatura del tutto differente. È d'obbligo menzionare la connessione con il podcast Il Suono degli Incubi, che in uno dei suoi episodi racconta di alcuni ragazzi costretti ad esibirsi in un circo, che parrebbe essere proprio quello in cui si trovano Lo ed Alone da un oscuro figuro senza occhi, che viene definito con il nome di Uomo dal vestito viola, che porta sempre con sé un pupazzo dalle sembianze umane. È forse lui quello che vediamo all'interno della tenda nel trailer? Temo che anche per queste risposte dovremo attendere l'uscita del gioco. Vediamo i due ragazzi in seguito attivare ingranaggi e ruotare carrucole per potersi spostare in luoghi più elevati che sembrano essere sempre all'interno del circo. Un breve passaggio nel deserto fa da intramezzo per la prossima scena, che sembrerebbe averci riportati alla necropoli, dove i due saltano ripetutamente su di una botola per aprirla. Una rovinosa caduta mostra un indizio riguardante ciò che viene prodotto nella fabbrica. Infatti, dopo la caduta, possiamo vedere numerosi lecca-lecca e bastoncini zuccherati sul pavimento. Forse la fabbrica non è altro che una trappola o un'esca per i bambini che abitano il nulla, che vengono attratti dai dolci prodotti in essa. Prima di proseguire con il video, se siete rimasti fino a qui, vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma è di immensa importanza per quello che faccio e per consentirmi di continuare a produrre questi video. Ma adesso andiamo avanti. Superata la fabbrica, ci viene mostrato in questo pezzo di trailer una meccanica molto interessante che sembra permetterci di modificare l'ambiente circostante, non solo per permetterci di proseguire come al solito, ma anche per proteggere il nostro compagno di avventura. Il video prosegue con Lo ed Alone che entrano in una piccola botola e vengono inseguiti da un mostro dalle lunghe braccia, unico dettaglio che per ora ci è stato mostrato di questa entità, del quale non conosciamo ancora l'effettivo aspetto, ma che abbiamo potuto già vedere nello scorso trailer. Dopo un breve momento di buio, vediamo Lo svegliarsi di fronte ad uno specchio in frantumi,
come se fosse stato in preda agli incubi. E la piccola Alun che corre per tendergli la mano e aiutarlo a sollevarsi. Questo segna la fine del trailer, che ci è stato mostrato alla Opening Night Live della Gamescom 2024. Little Nightmares 3 uscirà in qualche momento non ancora precisato del 2025, probabilmente per tutte le console e per PC. Con questo, la mia analisi del trailer è finita e io vi chiedo come sempre di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se il video è stato di vostro gradimento. E vi saluto augurandomi di vedervi al prossimo video. Buoni incubi!